Bentornati ai segreti della Bissa, arcani, miti, riti, che cos'erano Ratin ed il suo rituale della luce? In lingua menelina il termine Ratin, topolino, viene spesso utilizzato in modo affettuoso per definire un bambino o un ragazzetto smilzo e mingherlino. Ma Ratin è anche parte di una tradizione che per circa un ventennio ha affascinato e sedotto i frequentatori del più elegante ed archetipico dei Passage, Galleria Vittorio Emanuele II. Ma torniamo indietro nel tempo. Sono le 12 del 15 settembre 1867. Re Vittorio Emanuele II ha appena inaugurato il capolavoro dell'architetto Mengoni e, dopo un pranzo di gran gala a Palazzo Reale, alle ore 14 la galleria viene ufficialmente aperta al pubblico, alla presenza di una folla entusiasta ed esterrefatta. Allora, come oggi, sotto il cielo di cristallo e ferro, tra raffinati mosaici, pitture e sculture, la luce, a seconda dell'ora del giorno, delle condizioni meteorologiche e della stagione, creava spettacolari giochi ammaglianti. Ma quando lì cedeva passo la notte, il prezioso gioiello avrebbe smesso di brillare, venendo inghiottito dalle tenebre. C'era bisogno di un incantesimo luminoso. A realizzare il prodigio sarebbero state le più avanzate novità tecnologiche dell'epoca, con l'illuminazione a gas, mediante una tubatura posta alla base dell'ottagono, dotata di decine e decine di ugelli. Ma c'era un problema: il sistema si trovava a una trentina di metri d'altezza, di conseguenza sarebbe stato impossibile che ogni sera l'accendessero come erano soliti fare con i lampioni normali. Così è stata escogitata una strategia ingegnosa. Sulla circonferenza della cupola è stato creato anche un anello di rotaia. Sui suoi binari sarebbe passato un piccolo carrellino che, in quanto tale, era affettuosamente stato definito Erratin, il topolino. Montato su ruote ed azionato da un meccanismo a molla, si contraddistingueva per avere un tappone intriso di liquido infiammabile. Al crepuscolo di ogni sera si celebrava dunque il magico rituale della luce in galleria. Annunciato da alcuni fischi tra il giubilo e gli applausi degli astanti, dopo che il rubinetto del gas era stato aperto, il ratin veniva incendiato e lanciato in una rocambolesca corsa lungo i binari ad una velocità tale da impedire il pericoloso accumularsi del gas. Passando in prossimità degli ugelli con la sua ardente coda, li incendiava, lasciandosi alle spalle una densa scia luminosa che creava un prezioso diadema. E mentre le lingue di fuoco schizzavano dai ricci di ferro penzolanti dalla galleria, all'onda d'oro del ratin e alla luce argentea dei lampioni, la galleria si trasformava da un semplice bazar nel salotto più elegante e raffinato del mondo. Il curioso meccanismo, ideato dall'operaio Battista Morandi dell'Officina del Gas e perfezionato dall'ingegner Gerolamo Chizzolini, è rimasto in funzione fino al 1885, quando anche l'ottagono, al pari dei più esclusivi caffè e ristoranti del Passage, è stato illuminato dalla corrente elettrica prodotta dalla centrale di Santa Radegonda, la prima in Europa e la seconda al mondo. Oggi il ratin è un prezioso cimelio gelosamente conservato a Palazzo Morando. Purtroppo, invece, la memoria del suo rituale della luce è sempre più sfocata. Perché non si spenga per sempre come il diadema del salotto? La prossima volta che andate in galleria ed alzate lo sguardo a contemplare la sontuosa cupola, chiudete gli occhi un istante e provate ad immaginare l'emozione e la magia luminosa della corsa del ratin. Adesso che lo sai, tramandalo!